Scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. Il giovane di 17 anni, Giuseppe Pelosi, arrestato nella stessa nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore. Pasolini, un omicidio politico? Quello di Pasolini fu un omicidio politico voluto dalla parte più oscura della società politica italiana del 1975. C'è un fascicolo che il SID di allora, il Servizio Segreto Militare di allora, aprì sul Pierpaolo Pasolini. Dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. Allora, c'erano altre persone. Io ritengo che quando Pelosi nel 2005 si reca in uno studio televisivo e dice di essere innocente e dica la verità, credo che Pelosi non abbia assassinato Pierpaolo Pasolini. Credo che in quel contesto ci fossero, ma perché lo dicono i testimoni, altre 6-7 persone che lo aspettavano. Non so. Per le stragi, diciamo, del suo tempo, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, l'Italicus, ma anche addirittura oltre, perché certi personaggi hanno lavorato sul caso Pasolini e probabilmente hanno lavorato anche oltre. Fino a Bologna. Sì, fino a Bologna.